Prima di avviare il video, ti ricordo di premere il pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Grazie! Un incidente si è verificato poco dopo il casello di Frosinone in direzione sud, coinvolgendo 3 veicoli, tra cui quello che trasportava il capo politico del Movimento 5 Stelle. L'automobile su cui viaggiava, diretta verso sud sull'autostrada, è stata coinvolta in un incidente subito dopo il casello di Frosinone. 3 veicoli, tra cui quello che trasportava il capo politico del Movimento 5 Stelle, si sono tamponati dopo che il primo ha urtato un mezzo pesante. L'incidente è avvenuto al chilometro 625 in direzione sud, intorno alle 11:30 di oggi. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma si è formata una coda di 4 km. Sul luogo sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di Frosinone, con il vicequestore Stefano Macarra, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Durante l'attesa per poter riprendere la marcia, Giuseppe Conte ha continuato a lavorare dal suo tablet, condividendo un commento sulla sua pagina Facebook riguardo alla trasmissione televisiva in cui è apparso ieri sera in prima serata. Arrivederci al prossimo video!